Un'importante iniziativa che nasce dal desiderio di aiutare migliaia di famiglie in difficoltà a Roma presso la Camera dei Deputati. È stato illustrato il progetto volto a completare la realizzazione di un reparto di cardiochirurgia pediatrica in Kosovo, il primo in assoluto in un paese ancora giovane e che ha la necessità di crescere. La nobile causa è sostenuta anche da Italian Medical Group, realtà intenzionata a unirsi all'impegno di un medico benefattore pronto a effettuare un grosso investimento. Credo che sia importantissimo poter aiutare quel paese che è stato, come sapete, travagliato per molti anni da guerre, eccetera, eccetera, che è in Europa peraltro, quindi noi credo da europei ci sentiamo il dovere di dover aiutare quella popolazione che è a noi amica, che ci ha accettato con grande entusiasmo e credo che lo scopo è proprio quello di non solo poter operare subito i bambini che sono in lista d'attesa per patologie congenite del cuore, ma creare veramente un programma di insegnamento che possa essere trasferito totalmente dal know-how che abbiamo in Italia nel Kosovo, in modo tale che loro in modo autonomo possano poi continuare al trattamento dei bambini con cardiopatie congenite che continueranno sicuramente a nascere nei prossimi anni. Con appena 11 cardiochirurghi in servizio in tutta la nazione, in Kosovo la cardiochirurgia non è mai decollata, tantomeno quella pediatrica. L'intento è quello di creare un servizio efficiente per bambini e genitori, aiutando al contempo i giovani medici kosovari e mettendo in piedi i centri di eccellenza all'italiana. Quello che noi possiamo fare è creare un centro di riferimento che darà per primo un appoggio, un supporto ai bambini e ai genitori di questi bambini. Come secondo riferimento deve essere la scuola di specializzazione, che non esiste, perciò non esistono i cardiochirurghi per il semplice fatto che non c'è una scuola. Se devono fare la scuola in Germania rimangono in Germania o in Svizzera o in Italia. Perciò noi ci dedichiamo ai bambini, ci dedichiamo ai chirurghi giovani, ambiziosi, cardiochirurghi pediatrici, e dall'altro lato diamo a questo governo una possibilità che i fondi restino a casa loro, perché se devono espatriare, i prezzi sono molto alti, questi interventi sono pagati dal governo. Lavorando con il massimo impegno si punterà a rendere operativa una struttura che potrebbe fungere da riferimento non solo per il Kosovo ma per tutta l'area dei Balcani. Inizieremo col bambino più grandicello e col bambino con patologie più semplici e piano piano che rodiamo il nostro team ci avventureremo sempre di più nelle patologie più complesse e soprattutto nelle patologie perinatali. Molti bambini che nascono con patologie complesse devono essere operati nelle prime settimane di vita e questo è importantissimo, altrimenti se non si riesce o muoiono spontaneamente o purtroppo diventano inoperabili. Quindi è importante che noi riusciamo a spingerci anche per quelle patologie. Di fatto abbiamo allestito anche l'ospedale con culle proprio per alloggiare i bambini neonati che sicuramente arriveranno e noi sicuramente dovremo essere in grado di poterli trattare. Quello che a noi attualmente manca è un problema burocratico, nel senso che per ottenere la licenza, l'abilitazione per questo reparto che abbiamo creato, il Ministero della Salute ci chiede due cardiochirurghi. Noi abbiamo due cardiochirurghi, anzi di più, italiani, ma questi non accettano le loro licenze, loro chiedono i cardiochirurghi del posto, i quali non esistono, perché attualmente in Kosovo sono zero cardiochirurghi pediatrici. Perciò lì abbiamo un problema che spero a breve si risolverà, abbiamo coinvolto diverse istituzioni, diversi uffici, speriamo che ci dia una mano anche la nostra rappresentanza diplomatica che adesso è carente del capo missione, però speriamo che a breve arriverà. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche il cavaliere Riccardo Di Matteo e il presidente di Universo Humanitas Roberto Schiavone di Favignana. Io quello che posso fare è portare la testimonianza nel mondo, lo faccio già da anni, promuovo il Made in Italy in diversi settori dell'eccellenza italiana, adesso promuoverò nel settore sanitario, questa è la testimonianza che ce la metterò tutta per promuovere questa iniziativa. È un qualcosa di bellissimo perché in quelle zone non c'è niente per la cardiochirurgia pediatrica, questi bambini rimangono un poco così a sé, se hanno la possibilità di venire in Europa si operano, se no lì insomma hanno una vita breve possiamo dire. E questo progetto, dove c'è un progetto bello in sanità, Universo Humanitas è presente. Universo Humanitas è questa struttura internazionale che è presente in tanti stati e cerca di dare il massimo d'aiuto a queste belle progettualità
poi i bambini è il massimo che si possa fare, è l'orgoglio per noi tutti. Presente anche il direttore di Rete Sole Marco Finelli, che nel corso del suo intervento ha letto un messaggio di saluto e ringraziamento per quanto fatto dagli italiani in Kosovo dell'ex ambasciatrice a Roma del paese balcanico Alma Lama. Se la cardiochirurgia italiana risulta essere una delle migliori al mondo, il personale nostrano può dare una mano concreta ad un paese come il Kosovo. Necessario costituire un programma per il trattamento dei bambini e lanciare una struttura che possa avere un percorso autonomo.